Anche oggi ci trucchiamo insieme e andremo a realizzare un trucco soltanto con 9 prodotti. Io ho messo soltanto un po' di gel sulle mie sopracciglia e adesso che sono appunto asciugate vado a riempirle leggermente. Vado ad utilizzare la Micro Brow Pencil di Debbie per andare a ricreare i pelettini dove mancano. Secondo prodotto che vado ad utilizzare è il fondotinta. Oggi utilizziamo il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani. Questa è nella colorazione una delle più chiare, la 2, e vado ad applicarlo appunto su tutto il viso. Ho applicato uno strato davvero molto leggero perché voglio una base super naturale e leggera. Quello che mi sono dimenticata di dirvi è che non vi dovete soffermare sui prodotti, quindi non tanto sui prodotti che sto utilizzando, ma più sull'idea di andare a realizzare appunto un trucco completo con pochi prodotti e andare a utilizzare appunto quelli che avete a casa. Terzo prodotto, correttore. Oggi vado ad utilizzare Radiant Creamy Concealer di NARS nella colorazione, questo è il 2. Non vado a fare la correzione dell'occhiaia perché il concetto è proprio quello, è quello di andare ad utilizzare pochi prodotti per un trucco completo, anche se la base non sarà perfetta, però è per rendere un po' più tutto uniforme, ecco, diciamo così. Quarto prodotto, passiamo alla cipria. Oggi vado ad utilizzare la Peach Perfect di Too Faced, questa è abbastanza opacizzante. Ne vado ad applicare un velo sottilissimo sul contorno occhi e poi principalmente sulla zona T e nelle zone piuttosto laterali del viso, lasciando libera la parte più alta per lasciarla il più luminosa possibile. Prodotto numero 5 e mi affido solitamente ad una palette viso in modo tale che in un unico prodotto io abbia già illuminante, bronzer e blush. Oggi vado ad utilizzare questa di Hourglass che ha all'interno anche una cipria che volendo può essere utilizzata più per il contorno occhi o come finishing powder per andare a dare quel tocco di luminosità in più, però non ha lo stesso effetto, diciamo, di un illuminante, quindi va a dare radiosità al viso. Comunque, una palette viso. Ora posso passare al trucco occhi e come prodotto numero 6 utilizzo una matita che sia marrone, che sia nera, comunque mi affido quasi sempre ad una matita per andare a definire bene la base delle ciglia e in alcuni casi da andare a utilizzare anche nella parte più esterna con una sorta di righe di eyeliner sfumata per cercare di allungare l'occhio. Oggi vado ad utilizzare la Professional Eye Pencil di Astra. Nella colorazione 15 e mi sto trovando molto bene con questa matita perché risulta molto morbida e super sfumabile. Quindi oggi la vado ad utilizzare alla base delle ciglia e poi vado leggermente ad allungare, il mio occhio. Ora, il prodotto numero 7 è una palette occhi. Oggi vado ad utilizzare questa di Charlotte Tilbury che contiene 4 tonalità. Ovviamente non dovete utilizzare per forza questa palette, ma il concetto è questo: andavo ad utilizzare una palette che contenga le tonalità che appunto vi servono. Inizio con il grigio più scuro e lo vado a posizionare dove avevo posizionato appunto la matita marrone. Ora con le dita vado a prelevare la tonalità più chiara e la vado a posizionare su tutta la palpebra mobile. E sempre con le dita vado ad aggiungere appunto i glitter della palette.
Posso andare ad aggiungere un po' del bronzer che avevo utilizzato prima e lo vado proprio a sfumare sulla piega, dato che la palettina non contiene comunque un marrone caldo, comunque un marrone da transizione. Come prodotto numero 8 vado ad utilizzare il mascara e utilizzo il Lash Princess di Essence, questo nella versione waterproof, che è stata una scoperta davvero ottima perché è super resistente, mi piace lo scovolino, costa poco, non fa grumi, fa una bellissima piega alle ciglia e questo scovolino mi permette di andare a lavorare molto bene le ciglia e mi dà quell'effetto di occhio allungato perché proprio avendo la parte finale, diciamo, dello scovolino un po' più grande rispetto a quella iniziale, mi dà questo effetto tipo ciglia farfalla, quasi effetto ciglia finte, ecco, per intenderci. Mi piace davvero molto come effetto. E infine, come prodotto numero 9, quindi l'ultimo prodotto, vado soltanto a mettere un pochino di gloss sulle labbra. Utilizzo questo qui di Fenty semplicemente perché le ho molto secche, poi devo mettere la mascherina, quindi è inutile che io vada con una matita o con un rossetto. Questo è il risultato finale del trucco con soli 9 prodotti. Io spero che questo trucco, sempre molto semplice, vi sia piaciuto. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!